Ciao ragazzi, allora, spesso mi chiedete quando si fanno i passi di bachata, se la coppia deve essere speculare nei passi. Questo non è necessariamente importante. È vero, ci sono alcune volte in cui è bello visivamente da vedere che i partner ballano contemporaneamente e facendo lo stesso passo, ma nulla vieta che poi ognuno dei due possa fare quello che vuole. Questo per dirvi cosa? Questa è una delle domande che mi avevate posto e alla quale non vi ho propriamente dato una risposta esaustiva. Detto questo, rivediamo un attimino quello che abbiamo fatto l'altra volta, di modo che possiate allenarvi. Forse sto parlando troppo veloce per Malik, ma in caso mi contatti Malik e te lo rispiego lento lento o chiediamo l'aiuto di Davide. Detto questo, vi chiedo scusa per l'illuminazione, ma a casa è sempre un attimino difficile. Adesso chiudo le tende, in modo che riusciate a vedermi un attimino meglio. Eccomi. Allora, l'altra volta, anzi, l'altra, lunedì, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto dei passi basici. E invece un passo da secondo livello. Quelli del primo livello abbiamo detto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cercate di farlo a ripetizione. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La seconda cosa che abbiamo accennato, ma ve la mostro direttamente qua perché non è difficile, è il punteo. Punto, torno, cambio di posto. Punto, torno, cambio di posto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fondamentalmente cosa succede? Sono tra i primi e i secondi se opposti. Quindi qua parto con una base di bachata, punto, torno, base di bachata, punto, torno. Nel punteo invece punto, torno e base di bachata, punto, torno e base di bachata. Tutto chiaro? Cosa vi ho fatto vedere invece? Il passo incrociato, uno dei tanti passi incrociati perché ne abbiamo diversi. Quindi vado avanti, vado a pareggio, vado dietro, esco. Vado dietro, vado a pareggio, vado avanti, esco. Certo, questo visto fatto da entrambi i ballerini è meraviglioso, ma potete fare come volete, nel senso se lui lo fa o lei lo fa e l'altro non lo fa, non cambia nulla, l'importante è stare su un tempo. Quindi, cosa abbiamo visto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una delle domande che mi avete fatto è come faccio a far capire alla dama quando io voglio uscire da questa sequenza di passi? Se voi non chiudete il piede, per lei è continuativo, se non c'è una guida abbastanza sicura. Ve lo cerco di spiegare al meglio. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, punto 8, di modo che la stoppo. Se io lei non la stoppo, lei va. Questo per il fatto che comunque o c'è una guida molto molto sicura o non viene dato il comando nella maniera chiara, di modo che lei possa comprendere che cosa voi vogliate fare. Spero di essere stata chiara, spero abbiate compreso tutto, mi auguro che vi alleniate tantissimo perché così lunedì diamo veramente una rispolverata veloce, di modo che possiamo andare avanti con la salsa. Vi auguro una buona settimana e ci vediamo presto. Un bacio!